Con noi Baldassare Saetta, presidente del Rotary Club Canicattina, i locali del circolo di compagnia. Si presenta il libro di Luciano Carruba che abbiamo qui al lato e tra un po' ne parleremo. Presidente, perché questo libro viene presentato qui? Perché l'ha trovato così interessante? Si tratta di un libro che affronta quello che è il riformismo del XVIII secolo e dà una visione diversa della Sicilia, più moderna, più agile, più dinamica. E peraltro il Rotary gradisce anche sponsorizzare quelli che sono i giovani e sostenerli. Non per nulla Luciano Carruba è un giovane pensatore siciliano, racalmutese per l'esattezza, e in più anche oggi entrerà una nuova socia, donna peraltro, che abbasserà grandemente l'età del nostro club. E chi è questa socia? Livia Lodato, che al momento credo che stia socializzando con i soci. Grazie. E parliamo adesso con l'autore Luciano Carruba. Allora, Francesco Paolo Di Blasi e il riformismo nella Sicilia del Settecento. Perché questo libro? Sì, il libro nasce da una serie di studi, ricerche che ho svolto negli anni sulla storia della Sicilia ed in particolar modo mi sono soffermato sul Settecento, il Settecento in Sicilia. Tengo a specificare che non è il Settecento italiano, le contraddizioni, le vicissitudini e le dinamiche a carattere politico, sociale e culturale hanno risvolti che sono diversi dalle altre parti della penisola, e ho voluto mettere in luce un personaggio di cui si conosce poco ancora oggi. Pochissimi sono i testi che parlano di Francesco Paolo Di Blasi, ma che in realtà ha dato un grande contributo sotto il profilo del rinnovamento culturale, politico e sociale siciliano a partire dalla seconda metà del Settecento. E quindi spero che questo testo, questo saggio storico, possa essere per i giovani e non solo un ulteriore spunto di riflessione a conoscere la nostra Sicilia. Presenta ai nostri ascoltatori chi hai al lato. Sì, ho desiderato fortemente in questa presentazione, a cui ringrazio il presidente del Rotary Club, l'avvocato Baldassare Saetta, per l'accoglienza e l'organizzazione, ho voluto a fianco a me Gero Di Francesco, storico, intellettuale del nostro tempo, condirettore di una rivista importante sui studi storici siciliani, e Federico Licalzi, poeta, scrittore. Tante sono le sue pubblicazioni che vanno dai testi di poetica ai romanzi. Ho voluto proprio loro due perché oltre essere due persone di cui la mia stima chiaramente è tanta, daranno un taglio questa sera diametralmente opposto. Gero Di Francesco darà un taglio storico, Federico Licalzi un taglio letterario, in cui entrambi incastreranno le dinamiche legate al Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia, di cui il Di Blasi è uno dei protagonisti. Gero Di Francesco storico, cosa l'ha colpita di questo libro? Ma la cosa importante è il fatto che attraverso le vicende personali, politiche e culturali di Francesco Paolo Di Blasi si mette in evidenza un quasi quindicennio di tentativi di riforme sociali, politiche, anche economiche in Sicilia, per cercare di mettere in ginocchio il baronaggio. In un primo momento non ci riesce, nel viceré Caracciolo e tantomeno il viceré Caramanico, anche perché l'incipiente rivoluzione francese fa fare un passo indietro al regime borbonico e quindi, diciamo, prende un atteggiamento repressivo nei confronti di chi ci ha creduto, gli intellettuali come Francesco Paolo Di Blasi, e quindi subisce un processo per un tentativo di insurrezione e la condanna a morte per ghigliottina. Sicuramente questo sono i 10-15 anni più importanti forse della storia della Sicilia, perché c'è una ripresa di iniziativa e di rinnovamento nella società siciliana, che è tutto il prodromo di quello che accadrà successivamente, diciamo, poi con la monarchia amministrativa dei Borboni e poi conseguentemente con l'Unità d'Italia. Lo scrittore Federico Licalzi, cosa ti ha colpito di questo libro? Allora, anzitutto c'è una profonda e antica amicizia che mi lega con l'autore, con Luciano. Questo è un saggio che tratta la figura di Francesco Paolo Di Blasi, che è un riformatore siciliano del XVIII secolo. È un romanzo agile, non un romanzo, perdonatemi, è un saggio
agile e veloce, quindi facilmente consultabile, e fin dai primi momenti che io l'ho letto ho ritenuto che questo saggio possa essere da supporto addirittura nelle scuole per aiutare gli studenti a capire, o meglio a interpretare meglio, i fatti narrati in romanzi come I Viceré di De Roberto o Il Gatto Pardo. Quindi un romanzo valido sotto diversi punti di vista, nonché anche per il modo come viene trattata la lingua italiana.